Ciao a tutti, nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo corno portafortuna amigurumi. Quindi vedremo come sviluppare il cornetto e come fare la coroncina qui sopra. Il lavoro è semplice e veloce da realizzare, basta un po' di pazienza all'inizio perché cominceremo proprio con pochi punti e un po' di attenzione alla fine su come realizzare la coroncina qui sopra, perché utilizzeremo dei punti un po' diversi dal solito che nell'amigurumi non si utilizzano. Io ne ho fatto un portachiavi, ma come al solito poi voi potete utilizzarlo in molti altri modi. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in due colori, una coppia di pinze, delle forbici, un ago da lana, un anello portachiavi, un po' di ovatta e un uncinetto da 1,75 o 2 mm a seconda della vostra mano. Iniziamo da un anello magico e per questo facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, portiamo fuori il filo con l'uncinetto, facciamo una catenella e questo è l'anello magico. Nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Lavorati i 4 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio o con un filetto o con un segnapunti di segnare l'inizio del giro. Nel secondo giro lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nel primo punto, 1, 2 e 3 punti bassi. 1, 2, 3. Abbiate pazienza perché qui il lavoro è piccolo. Nel terzo giro lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto, 4 punti, per 4 volte un punto in ogni punto, 1, 2, 3, 4. Nel quarto giro lavoriamo un aumento doppio, quindi 3 punti nel primo punto, 1, 2, 3, 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione, quindi prendiamo per la diminuzione il filetto davanti della catenella dei 2 punti successivi, quindi solo la metà catenella verso di noi, così e così, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e terminiamo il giro con un punto basso, così. Nel quinto giro lavoriamo un punto, un aumento doppio, quindi 3 punti nel prossimo punto, 2 punti, 1, 2, 1 diminuzione. E terminiamo il giro con un punto. Nel sesto giro lavoriamo 6 punti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, un aumento, 6 e terminiamo il giro con un punto. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2, una diminuzione, 3 punti bassi, 1, 2, tre, un aumento, e terminiamo il giro con un punto. Nell'ottavo giro lavoriamo 2 punti, una diminuzione, 3 punti, 1, 2, 3, e terminiamo il giro con 2 aumenti, quindi per 2 volte 2 punti nello stesso punto. E 2. Nel nono giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3, una diminuzione, 3 punti, 1, 2, 3 e 2 aumenti. Uno, e 2. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento, 4 punti, 1, 2, 3, 4, una diminuzione, 4 punti. Nel prossimo giro lavoriamo 2 aumenti, 1, 2, quattro punti, 1, 2, 3, 4, una diminuzione, 3 punti, 1, 2, 3. Nel dodicesimo giro lavoriamo 2 aumenti, 1, 2, 4 punti, 1, 2, 4, una diminuzione, 4. E terminiamo il giro con 4 punti. 1,
2. Nel tredicesimo e nel quattordicesimo giro lavoriamo 2 punti. 1. 2. Un aumento. 5 punti. 1. 2. 3. 4. 5. Una diminuzione. 3. E terminiamo il giro con 3 punti. 2. 3. Il quattordicesimo giro termina con 13 punti. Dal quindicesimo al diciassettesimo giro lavoriamo questi 13 punti punto su punto. Terminato il diciassettesimo giro, cominciamo a riempire con l'ovatta ed essendo un lavoro parecchio piccolo, possiamo aiutarci con l'uncinetto, con una penna o con un bastoncino per riempire bene fino in fondo con l'ovatta. E una volta riempito bene con l'ovatta, continuiamo. Nel diciottesimo giro lavoriamo una diminuzione, un punto e ripetiamo per altre 3 volte una diminuzione, un punto. E concludiamo il giro con un punto bassissimo. Così lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ora possiamo togliere il segnapunti e il cornetto è terminato. Ed ora facciamo la parte sopra con il giallo. Con il colore giallo prepariamo un nodino iniziale. Prendiamo il cornetto e iniziando per esempio dal primo punto inseriamo l'uncinetto tra un punto e l'altro, così, quindi ci infiliamo sotto le catenelle. Entriamo con l'uncinetto e facciamo un punto bassissimo per fissare il filo, così. In questo primo giro con il giallo lavoriamo una catenella per partire e un punto basso in ogni punto, lavorando appunto come abbiamo visto. Prendiamo i punti sotto le catenelle e lavoriamo in tutto 9 punti. 3, 8, 9. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro. Così. Con un ago nascondiamo questi fili all'interno del lavoro. E tagliamo. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, un punto ed ora lavoriamo un punto alto preso davanti, quindi filo sull'uncinetto ed entriamo nel punto basso appena lavorato in questo modo e lavoriamo un punto alto. Chiudo 2, chiudo 2. Nel prossimo punto lavoriamo un punto basso normalmente e ripetiamo questa ripetizione, un punto basso e nello stesso punto lavoriamo un punto alto preso davanti, così, e un punto basso nel prossimo punto e ripetiamo così in tutto per 4 volte. Quindi nel prossimo punto un punto basso e nello stesso punto un punto alto preso davanti, così, in rilievo.
e un punto basso nel prossimo punto. E nell'ultima ripetizione lavoriamo un punto basso, un punto alto preso davanti e un punto basso. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, un punto basso nel punto in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo, un punto basso preso davanti sul punto alto, così, e saltiamo un punto. Un punto basso, un punto basso in rilievo, quindi prendendo il punto alto da davanti, e saltiamo un punto. Aprite bene il lavoro per vedere, saltiamo questo punto e ripetiamo. Un punto basso, un punto basso preso davanti, prendendo il corpo del punto alto, e saltiamo un punto basso e un punto basso preso davanti. In questo modo. E terminiamo il giro con 8 punti. Ora lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo e con un po' di pazienza infiliamo un po' di ovatta nella coroncina appena creata. Così. Infiliamo il filo in un ago da lana e chiudiamo. Cominciamo, dunque, abbiamo finito il giro qui, quindi normalmente per chiudere entreremmo nella prima catenella qui e invece entriamo, contiamo 1, 2, 3, 4 e cominciamo a chiudere da qui, prendendo solo la mezza catenella esterna, come sempre. 2 e facciamo tutto il giro intorno, prendendo solo la mezza catenella esterna. Qui cominciamo dal primo punto del giro. E tiriamo. E con un punto chiudiamo l'apertura che è rimasta del giro. Così. Facciamo un nodino prendendo un filo sotto e nascondiamo. Con l'aiuto di due pinze apriamo l'ultimo anello della catena. Infiliamo l'asolina di catenelle che abbiamo creato e richiudiamo. E il nostro corno portafortuna è pronto. Io devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, mi piace come è venuto, mi piace la coroncina in cima e anche il cornetto e spero tanto che piaccia anche a voi. In alternativa a questo tipo di finitura, vi propongo anche questo. Questo cornetto è stato fatto nello stesso modo, la parte rossa è identica e lavorato l'ultimo giro con il rosso ho agganciato il colore verde normalmente e ho lavorato un giro lavorando un punto, una diminuzione per 3 volte e nell'ultimo giro ho lavorato 3 diminuzioni. Ho fatto 6 catenelle per creare l'asola
e ho chiuso con un nodino e perso il filo verde. E così abbiamo anche due alternative di corno porta fortuna. Voi quale preferite? Aspetto le vostre foto sulla mia pagina Facebook e i vostri commenti qui sotto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre di avermi seguita fino alla fine, vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!